Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla. L'inno alla vita di Fiorella Mannoia, cantato a Sanremo come sigla di questa trasmissione, un po' particolare perché parliamo di un caso che è diventato nazionale, un caso del Veneto, e cioè la morte di un uomo di 71 anni, Dino Bettamin, un macellaio di Montebelluna colpito da SLA nel 2012, una terribile malattia di cui abbiamo parlato altre volte, la sindrome laterale amiotrofica, e si tratta di una malattia neurodegenerativa che praticamente riduce il malato in una larva, ma lo rende, spesso lo imprigiona in un corpo immobile, rimane lucido questo malato e quindi soffre ulteriormente questa condizione tremenda. Beh, questo macellaio di Montebelluna aveva chiesto non l'eutanasia come aveva chiesto Welby, come anche il padre, ricordate, Beppe Englaro, insomma tanti casi veramente drammatici che abbiamo raccontato, ma ha chiesto la sedazione profonda, ha chiesto di morire dopo un lungo sonno, di continuare a dormire fino a quando non sarebbe spirato, e così è successo. Non è eutanasia, sentirete poi anche gli esperti, però si ripropone il tema anche qui del testamento biologico, cioè siamo liberi di decidere di morire come vogliamo, se dovessimo trovarci in condizioni di questo genere, come in altri paesi, dove si mette per iscritto che nel caso si finisca a letto in quelle condizioni si possa decidere se farla finita o meno. Quindi un tema molto delicato, ovviamente molto dibattuto, e aspettiamo le vostre opinioni su questo, e vi raccontiamo comunque all'inizio la storia di Dino Bettamin, e poi parleremo anche di chi muore di rabbia, no? Sono morti molto diverse, ma insomma si può morire anche di rabbia, c'è tanta gente che decide di farla finita proprio perché esasperata, perché distrutta dalla realtà circostante. Partiamo dal caso di Dino Bettamin e poi vi presento gli ospiti in studio. Voglio essere accompagnato fino alla morte, essere sedato. Questa è la volontà di Dino Bettamin, 70 anni, una vita di sorrisi e servizio dietro il banco della macelleria di Contea Montebelluna. Fino a 5 anni fa, quando di Venerdì Santo gli hanno diagnosticato la SLA, una malattia senza speranza. Una sentenza che Dino aveva accettato così. E se questa malattia fosse nata a una mamma con bambini piccoli, non sarebbe stato peggio? Un calvario lungo, lento e inesorabile, fatto di disperazione e di speranza. Non ha fatto un giorno di letto, perché è sempre stato alzato in quella poltrona ogni mattina. Andava fuori a fare la sua passeggiata. Una vicenda che ricorda quella di Paolo Ravasini, il malato di SLA che affidò al web le sue volontà, diverse ma per certi simili a quelle di Dino, quando a Natale le prime crisi di soffocamento l'hanno convinto a scegliere il sonno eterno. Abbiamo chiamato il medico del pronto soccorso e là ha cominciato la sedazione. Lui mi ha detto: devo raggiungere la mia luce, lasciami andare. Comunque è stata una sua scelta.
prima, comunque, prima di fare le punture ha voluto il Don Antonio che le dassi l'estremunzione. Abbiamo fatto delle preghiere assieme, poi si è addormentato. Non è eutanasia quindi, ma l'accompagnamento per una vita che si è spenta serenamente quando tutto si è compiuto. Lui mi aveva detto di fare delle cose a me private e non le volevo fare. Affinché non le ho fatte, che le ho fatte lunedì mattina, che sono venuta a casa ieri all'1:10, le ho detto guarda che ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Beh, dopo 10 minuti le macchine hanno cominciato a suonare e lui piano piano se n'è andato. Alle 4:15 non c'era più. Intervista di Lucio Zanato. Allora, Luigi Amendola, questo è un caso particolare perché appunto si tratta di una sedazione palliativa, è stata anche definita. Cioè il malato qui ha chiesto di poter dormire fino alla morte, no? Quindi non c'è stato il distacco delle macchine, insomma le apparecchiature continuavano ad andare, non c'è stato accanimento terapeutico. Sì, a me in questa intervista, buonasera a tutti innanzitutto, mi ha colpito molto, adesso il racconto anche della moglie, no? Cioè se avete visto anche era estremamente serena anche nella gravità della situazione. Effettivamente sì, la sedazione, io ne parlavo prima con la signora, io ho visto ad esempio mia mamma che purtroppo ho perso vedere soffrire in un modo terribile, effettivamente io, e mi dispiace che viviamo in un paese dove al di là delle differenze etiche, sedazione profonda, eutanasia, io penso che debba esistere una libertà, come dire, in certi momenti in cui ancora hai la capacità forse di poter pensare a determinate situazioni, devi avere assolutamente la libertà di scelta, anche di come, cioè noi scegliamo di come vivere, possiamo scegliere anche di come morire. Ripeto, mi ha molto colpito la signora, la moglie, veramente, perché è come dire, io ho fatto le volontà, le sue volontà. Parliamo poi di una malattia, la SLA, che già di fatto è una malattia terribile, cioè perché cioè, le persone vivono una condizione di disagio enorme. E immaginiamoci, e mi ha fatto riflettere la frase che lui ha detto, io voglio morire dormendo. E quindi significa che il livello di sofferenza era talmente elevato che io penso che sedazione profonda, che poi tecnicamente è come se fosse un'anestesia profonda, cioè per chi ha fatto, penso, cioè l'anestesia sia un momento in cui tu non senti più il dolore, perché credo che in quelle situazioni il dolore ti offusca tante, anche la voglia di vivere, secondo me. Il problema è che nel nostro paese abbiamo anche purtroppo, cioè dicevo, una chiesa, insomma, cioè lo Stato del Vaticano, che spero che prima o poi su certe situazioni che sono soprattutto scelte di civili, di rispetto delle persone, faccia un pochettino un passo indietro, no? Ripeto, non dico che deve essere silente, non dire la sua, su aspetti etici e soprattutto sulla libertà dei cittadini italiani, ricordiamo che siamo uno Stato laico, purtroppo sono anni che ancora non si riesce a uscire fuori da questa situazione. Ci sono comuni che fanno il testamento biologico dove c'è la possibilità di scelta, che io vado di fronte a un notaio in cui scelgo, altri non ci stanno. Penso che sia, ripeto, un esempio di civiltà da seguire. Allora, stasera vi presentiamo uno alla volta, man mano che andiamo avanti. Non si può chiamare accoglienza la propria debolezza. Bravissimo. Di nuovo sui migranti, ne parleremo anche stasera perché è un tema che, come sempre, attira molta attenzione. Allora, Settimo Gottardo, Luigi Amendola, Sinistra Veneta, Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova, lei come la pensa su questo? Ma io devo dire, nella mia lunga esperienza ormai, purtroppo, ho assistito a casi simili e devo dire che la mia convinzione che ho maturato nel tempo è che davanti a questi casi l'autorità, la politica, lo Stato deve tirarsi indietro.
e quando sento dibattiti su questi temi etici, varie iniziative politiche, sono sempre del parere che è bene che lasciamo la libertà dell'individuo, che non va né incoraggiata in un senso né scoraggiata in nessun altro senso, perché sono cose così arcane, così profonde, che è bene che siano lasciato alla totale, assoluta libertà individuale. Quando dico libertà individuale vuol dire senza condizionamenti ideologici, uno deve fare secondo la sua profondissima libertà, e che lo Stato e l'autorità su queste facciano sempre un passo indietro, si mettono semplicemente che in posizione di vicinanza, di vicinanza umana, non oltre. Tutta una serie, tutte tematiche, testamento di biologico, l'ora della morte. Io, insomma, che lo Stato faccia altre cose, faccia lo Stato. Che ci sono delle spazi della libertà individuale così tragici, così profondi, davanti ai quali dobbiamo solamente che inchinarci con molto rispetto, e lo Stato stia fuori, le autorità stiano fuori. Senta, però, insomma, se uno in Italia decide per l'eutanasia, sappiamo che è considerato responsabile di un reato, no? Sì, no? Io sono, ripeto, sono per educazione, per mia formazione religiosa, per rispetto totale della vita, che no, proprio l'autorità pubblica, i codici non devono se non tutelare la vita, punto, fermi dopo, punto, perché ci sono delle cose della coscienza individuale che meritano di essere rispettate, perché esistono queste libertà prima dello Stato, sono un prius su cui lo stesso Stato si fonda. Quindi io personalmente sono contrario, ho una sensibilità diversa, ma mi sono trovato in diverse circostanze, anche pubbliche, per esempio a prendere dei provvedimenti di alimentazione forzata, per dire, che non sarebbe proprio eticamente consentita, perché c'era un ragazzo, tra l'altro terrorista, poi è anche scappato in Francia, che gli ho obbligato all'alimentazione perché capivo che la sua era, però è stata un'eccezione, non lo ripeterei più. Quando era sindaco, sì, di Padova. Poi questo è stato anche furbo, si è stabilito anche troppo bene, se n'è scappato, è stato per 10 anni poi in Francia. Però, grazie all'alimentazione forzata. Però le autorità hanno delle soglie che secondo me sono invalicabili, perché sono un prius rispetto all'autorità statuale. Questa è la mia posizione personale, molto rispettosa. Allora, vediamo alcune reazioni, tra queste c'è il direttore generale della US della marca, Benazzi. Vediamo. Assolutamente non è eutanasia, ma non è neanche accanimento terapeutico. Vuole cancellare ogni dubbio sulla vicenda di Dino Bettamini, il direttore generale dell'US di marca, in un tema delicatissimo come il fine vita. Nessuna procedura tesa a provocare anzitempo la morte, ma l'accompagnamento all'ultimo respiro, alleviando il più possibile il dolore. Qui non siamo assolutamente in presenza di eutanasia, ma è una sedazione profonda. È una scelta che fa il paziente per avere meno ansia, meno dolore e poter ovviamente arrivare alla fine della sua vita in modo più tranquillo. Questo non significa levare al paziente alimentazione, quindi le flebo che possono idratarlo, questo non significa levare l'ossigeno nel qual caso il paziente ne avesse bisogno. È solo un modo per aiutare il paziente nel trapasso dalla vita alla morte. Una scelta personale per un percorso stabilito nei minimi particolari e che per Bettamin, ed è questa la novità, per la prima volta viene applicato ad un malato di SLA. Un protocollo invece comune per i malati oncologici terminali. È una forma accettata dalla deontologia medica. I nostri medici sanno che al momento ci sia un ragionevole dubbio, c'è il comitato etico e loro vanno, chiedono al comitato etico, che è composto da etici, da medici, da chiaramente avvocati, i quali diranno il loro parere. Un tema, il fine vita, delicatissimo, dove per prima la Chiesa già da tempo si è espressa, soprattutto in favore della qualità della morte. Io penso che tutti noi abbiamo il diritto di morire in pace, ma se una persona sa che la vita continua oltre la morte, che ci sarà un cielo nuovo e una terra nuova, non dobbiamo aver paura, ma dobbiamo aiutare attraverso il nostro amore a chi sta vivendo questa agonia a viverla in pace e in serenità.
E questo era Don Adelino Bortoluzzi. Vedo Antonella Tocchetto, il Partito Democratico, che una sera che scuoteva il capo. No, allora lo conosco molto bene Adelino Bortoluzzi, e tra le righe di quello che dice non chiude tutte le porte, insomma, mi sembra abbastanza chiaro. Io rispetto molto quello che dice Settimo Gottardo, però penso anche che in uno Stato dove c'è molto spesso la laicità dello Stato viene un po' dimenticata, io credo che come si regolamentano alcune situazioni che sono state sempre molto complicate, cioè ricordo insomma la battaglia sull'aborto, che peraltro oggi ho sentito Salvini che interviene dicendo se noi andiamo al governo limiteremo l'applicazione di questa legge, così come il fine vita, devo dire la verità, una regolamentazione serve, perché purtroppo noi adesso andiamo avanti con una popolazione che diventa sempre più vecchia e ci sono sempre più problemi di malattie croniche che avanzano. Dall'altro lato però c'è anche una grande discriminazione, diciamolo, perché l'abbiamo letto sulle cronache di tutti i giornali, chi può va in Svizzera. Decide di andarsene, prende, va in Svizzera e lì fa la dolce morte. Qui una persona normale che non ha elementi, che non può andare in Svizzera, che non ha tante altre situazioni di aiuto, a volte veramente vive una tale sofferenza, soprattutto in malattie come la SLA, che sono veramente, veramente agonizzanti per tantissimi anni, a volte veramente chiede di poter andarsene perché non ce la fa più. Allora una legge che è sicuramente difficile, ma che può regolamentare chi decide di e se ne vuole andare perché non ce la fa più a soffrire, penso che uno Stato laico la dovrebbe garantire. Noi a Treviso abbiamo fatto il testamento biologico e devo dire la verità che in una città come la nostra, sicuramente diciamo così molto cattolica ma anche poco laica, questa scelta che abbiamo fatto come amministrazione ha invece avuto un grandissimo diciamo così, è molto piaciuta alla nostra popolazione, tanto è vero che abbiamo avuto subito dopo la votazione della delibera molte persone che ci hanno chiesto come fare, come si poteva ad accedere a questo registro che avevamo istituito, perché è una cosa che riguarda veramente la vita delle persone e quindi anche in una città difficile come può essere Treviso su certe tematiche la città ha risposto molto bene. Allora io, pur rispettando, ripeto, chi come Settimo Gottardo ha una visione, non dico non laica, ma insomma completamente diverso, dove lo Stato non deve intervenire, io invece credo che bisogna garantire a tutti, anche chi vuole finirla perché non ce la fa e non ce la fa perché ha problemi veramente seri dal punto di vista della salute, di consentire una dolce fine, anche accompagnato con le parole di Don Adelino, che in realtà non chiude totalmente le porte pur essendo un prete. Allora, si usa dire morire di rabbia, no? Quando proprio uno non ce la fa più, non riesce più a contenersi per la rabbia e scoppia l'ira. Certe volte vediamo anche, proprio, anche scene per strada, no? Però l'esasperazione di chi viene derubato ripetutamente non ha pari, e la rabbia soprattutto, no? Ci si sente morire dentro quando si è plurirapinati, come abbiamo visto l'altro giorno, due coniugi che hanno subito 30 furti, una cosa da perdere la testa. Beh, c'è chi si arma e c'è chi, come in questo caso, decide di mettere una taglia sul rapinatore seriale. Vediamo questo servizio da Mira della nostra redazione di Venezia. In 8 giorni siamo stati visitati per ben 3 volte. Per questo l'imprenditore Paolo Lucarda, titolare delle omonime pompe funebri, stanco dei furti subiti a casa e nell'azienda di famiglia Oriago di Mira, ha deciso di mettere una taglia sul ladro, alto circa 1,80 m, con un'età tra i 35 e i 40 anni, che, ripreso dalle telecamere e anche a volto scoperto, non ha avuto alcuna remora, entrando più volte nelle sue proprietà. Con le telecamere l'abbiamo veramente inquadrato e si vede benissimo chi è. Io invito tutti quelli che lo conoscono di darmi un'informazione. Io vi garantisco che vi riconoscerò bene.
Un appello ai cittadini dunque, che saranno ricompensati, perché dopo 3 incursioni la rabbia è tanta. Fa rabbia che tu senti le persone che dicono: se lo trovo di fronte lo uccido. L'istinto è quello che ti viene oggi come oggi. Ed è stato proprio l'istinto a far muovere la nipote 26enne dell'imprenditore che, senza pensarci, alla terza intrusione, sentendo l'allarme, è corsa incontro al malvivente pagando a sue spese. Ho sorpreso il ladro che usciva col registratore di cassa e il ladro appunto non si aspettava il mio arrivo, mi ha lanciato dietro il registratore di cassa che fortunatamente mi sono spostata, se no mi ha beccato le ginocchia dove adesso anche dei lividi, sono andata in pronto soccorso, però se non mi spostavo magari poteva beccarmi anche altre parti del corpo. Non ho pensato, ho provato solamente, avevo adrenalina, avevo rabbia e non ho proprio pensato a come poteva reagire il ladro nei miei confronti. Magari poteva essere armato, poteva anche non esserlo. Io sono partita disarmata, quindi proprio sprovvista di nulla, però mi sentivo di andare a fermarlo in qualche modo, visto che i carabinieri ritardavano nel loro arrivo, e dovevo far qualcosa per l'azienda, dovevo far qualcosa per la casa, perché è la terza volta e siamo stanchi, siamo impauriti, ma la rabbia e l'adrenalina mi ha dato questa forza. Da giorni, infatti, la famiglia vive nella paura. Fino alle 3-4 di mattina io ero all'interno dell'ufficio a vigilare le telecamere. E sono 8-10 giorni che noi viviamo un incubo. Cioè, tutta la famiglia non si può lavorare 12 ore e poi di notte fare la guardia, ok? Nonostante siamo attrezzati di videosorveglianza dappertutto, perché abbiamo 15 telecamere, non una. Abbiamo allarmi dappertutto. Nonostante questo, purtroppo non basta, non basta. Allora, il servizio di Ilaria Marchiori è davvero sconcertante, no? Telecamera dappertutto e infatti è stato ripreso il ladro. Sindaco, che è anche carabiniere, no, si rimane sempre veramente sconcertati perché non ci sono allarmi che tengano, no? Ci sono allarmi, sistemi di sicurezza, inferriate le finestre, di tutto e di più. Questi entrano, picchiano, rubano, poi vedremo anche il caso di Zero Branco. Ma è uno stillicidio senza fine questo. Buonasera, ma io avevo visto il servizio questa sera TG, mi ha sconcertato sentire che un cittadino deve arrivare a emettere lui una taglia su un malvivente perché venga identificato, catturato. Ma, intanto è un lavoro, credo che spetti alle forze dell'ordine, che peraltro fanno anche egregiamente. Il rovescio della medaglia purtroppo che quando poi arrivano davanti ai magistrati molte volte la pena che meriterebbero non viene irrogata in realtà, oppure vengono condannati con piccole, con blande condanne e poi li ritroviamo ovviamente a delinquere nuovamente fuori in strada. Sono sicuro che quella foto nelle mani dei carabinieri nell'arco di qualche giorno potrebbe assicurare alla giustizia questa persona, fermo restando che potrebbe anche trattarsi di un incensurato, considerato il fatto che non credo non possa sapere che all'interno ci sia un sistema di videosorveglianza, perché mi pare che era abbastanza visibile nel servizio che ha mostrato prima il TG, e sicuramente sapendo, forse puntando sul fatto di essere incensurato, magari punta sull'impunità, o potrebbe anche essere uno straniero, un pendolare, anche se vista la continuità degli episodi potrebbe essere un soggetto che di sicuro gravita ovviamente nell'area in cui c'è quell'azienda. Io direi appunto al signore, al titolare dell'azienda, di affidarsi ovviamente al lavoro delle nostre forze dell'ordine, puntando sul loro lavoro, che garantiscono loro la sicurezza all'azienda, ovviamente identificandolo. Peraltro si è passati dal furto, direttore, perché nel momento in cui la nipote ha cercato di fermare il soggetto, dal semplice furto si è passati alla rapina impropria, perché aver usato violenza per garantire poi a se stesso l'impunità e la fuga ha tramutato questo in un reato molto più gravi rispetto a quello iniziale, che era il furto aggravato. Quindi potrebbe essere anche passibile di un ordine da parte del magistrato, di un ordine d'arresto, quindi essere portato in carcere. Cosa invece più grave, ho visto, sì, i tre soggetti che hanno aggredito gli anziani.
cioè una barbarie, una ferocia che non si spiega, con persone che hanno un'età che sono di sicuro dal punto di vista fisico sono offensivi, non hanno derubato delle persone come so, persone comunque come posso essere io o Amendola, che potremmo anche avere una reazione fisica nei loro confronti, ma una persona a 80 anni, insomma, cioè vedo veramente una cattiveria gratuita, veramente aberrante. E qui torna di nuovo in ballo, a mio avviso, il problema della pena, che va data una pena certa, che vanno puniti in maniera esemplare questi soggetti, soprattutto in funzione del fatto che molte volte stiamo vedendo, io non voglio adesso ripetere solo di cliché, ma sono sempre stranieri, ma noi vediamo il risultato, guardiamo il numero delle operazioni di servizio fatte, i reati predatori, vediamo che per lo più sono soggetti che vengono dall'est Europa, vediamo continuamente le bande, magari sono in 3-4, tre fuggono, ma quello che prendono assolutamente vengono molto spesso vengono appunto dalla Romania e hanno questa caratteristica di aggredire le persone indifese in casa, quindi io direi che sarebbe anche ora che facessimo un accordo con i paesi dove questi signori qua provengono, noi ci portiamo magari a casa i nostri connazionali qui a scontare la pena e quindi stando magari vicino alle famiglie da dove appunto l'area dove arrivano, quindi dall'Italia piuttosto che da altri paesi dell'Unione Europea, ma noi questi signori dobbiamo mandarli a scontare la pena nei loro paesi. Sicuramente porteremo intanto una riduzione drastica della malvivenza che viene puntualmente quasi tutte le settimane, ormai assistiamo che c'è un'attività continua di pendolarismo di questi signori che vengono qui, delinquono, abbiamo visto che tutti i furti che hanno fatto riguardo i trattori, le macchine agricole, cioè tutto ciò che sta accadendo negli ultimi anni qui, vediamo che l'impronta purtroppo è sempre è la medesima, sono sempre loro appunto comunque colpiscono. Peraltro sono considerati incensurati. La cosa, la beffa più grande è che con molta probabilità dal paese da dove provengono hanno le condanne penali. Da noi sono incensurati, quando vanno davanti al magistrato, magari il primo reato, li condannano e li scarcerano subito, quando addirittura, come abbiamo visto in passato, no, erano stati scarcerati e poi riarrestati. Infatti. Allora, vediamo il caso di Zero Branco, cioè due coniugi anziani picchiati nella loro abitazione. Vediamo che provvedimenti si stanno prendendo, se di provvedimenti si può parlare. C'è un po' di apprensione perché persone a casa sua non si sente più sicure, quindi credo che questo sia il lato peggiore, perché nella stessa notte si salta il bancomat a Quinto. Però come dire, se un tentato furto a una banca non è meno grave, ma è come dire, ha un apparecchio materiale. Entrare dentro nelle case delle persone è questo molto più grave. La criminalità non conosce confini e penso che sicuramente le amministrazioni devono cercare di collaborare per capire, per cercare nelle loro possibilità di proteggere i nostri cittadini. Non è facile, però dobbiamo cercare di lavorare assieme. Abbiamo una strada che è la Noalese che taglia i nostri due territori e quindi trovo doveroso cercare di anche una semplice chiacchierata tra colleghi sindaci, ma per cercare di mettere in atto quelle che sono le azioni per proteggere il nostro territorio. Allora, intanto ringrazio il sindaco di Arcade, Domenico Presti, che ha parlato prima, e grazie all'avvocato Angela Silvestrini. Buonasera, avvocato. Torniamo al fine vita, no? Morire di rabbia, di grazia, cosa avete votato il 31-5-15, zero consiglieri eletti in regione, di indipendenza Veneta poteva essere l'inizio. Ognuno ha un suo motivo, no? Per avere problemi e per morire di rabbia, ma abbiamo parlato all'inizio del fine vita e dell'uomo che è morto dopo un lungo sonno, una sedazione prolungata che poi lo ha portato appunto a finire i suoi giorni. Avvocato, come su questo, no? Sul testamento biologico, su quello che si diceva prima? Io credo che sia auspicabile che venga regolamentato questo aspetto, prima di tutto una scelta di civiltà.
e deve essere lasciata libera, libero arbitrio alle persone di decidere prima, fin tanto che possono consapevolmente decidere in modo lucido, libero, consapevole quali debbano essere i trattamenti o meno ai quali devono essere sottoposti nel caso di necessità. Ci sono poi alla Camera dei disegni di legge che sono in discussione proprio in questi giorni. Io credo, condivido quello che diceva la collega prima, che la scelta deve essere libera, individuale. Ho vissuto da vicino questo problema perché ho assistito la mamma malata terminale oncologica e sicuramente la mamma, molto cattolica, non avrebbe mai scelto questa strada perché affrontava il suo dolore con la fede e quindi lo affrontava come qualcosa che comunque doveva vivere. Però non tutti abbiamo questo dono, questa ricchezza della fede ed è giusto che tutti possano comunque scegliere come affrontare questi questi momenti. È un paese in cui ci sono delle resistenze molto forti. Molto su questo, forti, no? Ripeto, è vero che lo Stato deve tirarsi indietro e lasciare la libertà, però deve dare la possibilità di scegliere. In questo momento non c'è questa possibilità. Questa possibilità di scegliere non c'è. Ed è discriminante perché, come diceva giustamente prima, chi può, chi ha i mezzi e la forza economica prende e va vicino, va in Svizzera, in Belgio, in Olanda, questo è possibile, qui, certamente. Qui da noi no. Il popolo italiano deve reagire contro la dittatura comunista che vuole ucciderci tutti a favore dei musulmani. Sì, bello. Magari ci fossero più comunisti nel nostro paese. Non come il PD, è tanto comunista. No, però ecco una cosa che volevo legarmi un attimo a quello che aveva detto Domenico prima, effettivamente... Sul tema della sicurezza è un tema che deve essere affrontato seriamente, però c'è anche da dire una cosa. E il problema nasce anche, non entro nel merito, non sono un esperto come Antonella, avvocati, cioè magistrati, e lui sa che c'è un problema anche nelle nostre carceri, cioè nel senso abbiamo un concetto che lì ci stanno facendo degli studi anche su come, cioè il carcere o deve essere rieducativo, perché purtroppo tu sai, pur essendo stato carabiniere, quindi che spesso le persone che vanno in carcere, dal momento che hanno una situazione di carcere in cui non c'è il concetto della legge, dimmi Antonella se sbaglio, è quello un carcere che deve essere rieducativo. Cioè in teoria tu sconti legge Guzzini, un che modello, non è mai stata applicata. E purtroppo la maggior parte di questi delinquenti, come hai detto te, sono gli stessi che può essere sono fatti 2 anni di carcere. Per quale motivo? Perché alla fine non li fanno fare lavori socialmente utili, non li mettono in condizioni di rapportarsi con la società e rimangono in uno stato di delinquenza perenne anche là. Ed è un problema serio, ed è un problema serio che secondo me nel nostro paese dobbiamo prima o poi affrontarlo. Cioè vedere la galera e il carcere come un momento che tu devi giustamente, come dire, pagare la tua pena che un magistrato ti dà. Ma nello stesso tempo cercare il progetto di reinserimento. Guarda, io porto da caso. No, dimmi se sbaglio nel ragionamento. Io ho un detenuto che lavora da noi in comune. È bravo. Ho fatto un accordo con il carcere. E posso dire soltanto bene di questa persona. Bravo, ecco, volevo dire che ci sono degli esempi positivi, stavo dicendo questo. Ringraziamo però anche Massimo Franco, il direttore del carcere di Treviso, perché è uno veramente bravo. Hai capito quello che volevo dire, sta facendo un ottimo lavoro. Dovremmo... Cioè, finisco dall'analisi che hai fatto, che poi però ci dimentichiamo sempre correttamente che questi gesti di persone sono folli. Queste persone sono da mettere in galera subito, però il problema nasce anche che spesso delinquono e ritornano a delinquere perché non fanno ad esempio ciò che hai fatto te nel tuo comune. No, allora, l'aspetto della delinquenza, diciamo, ordinaria nostra è un aspetto. L'aspetto di questo tipo di reato che viene commesso da questi signori, la facilità qual è? Che qui tu, anche se li arresti, in ogni caso sono impuniti. Perché io voglio ricordare che ho subito 2 furti, ho dato 2 furti nel nostro cimitero in paese e poi nel vicino comune di Maserada e li hanno presi, mi pare poi la stessa banda, a Pordenone, erano romeni. Cioè tu non puoi dirmi che questi qui sono incensurati, non possono, questi sono delinquenti abituali, ma qui da noi
quando la polizia li ha arrestati, poco dopo erano fuori. Perché non cioè, avevano il no. passato. E poi un elemento di questi ha portato altri soggetti, anch'essi, quindi sono più bande che si danno il cambio di volta in volta. Perché? Perché hanno capito che qui da noi non c'è la certezza della pena. È questo che li spinge e continuamente li porta a venire qua da noi ad aggredire il nostro paese. Poi noi siamo una porta più vicina, perché noi, i corridoi che arrivano dall'est, dove arrivano? Arrivano tra il Veneto e il Friuli. Si spingono adesso anche, vanno su anche verso la Lombardia, verso l'Emilia Romagna, dove è più facile poi attraverso l'autostrada di notte andare su. Gli avvocati sono più esperti, però io devo dire sempre una cosa, fortunatamente Luigi, noi ancora anche dalle statistiche, cioè i fatti esistono gravissimi, però nella statistica della sicurezza fortunatamente il nostro territorio è agli ultimi posti come numero di delinquenza. Cioè io questo, cioè e certe volte ripeto, è discutibile perché molti reati non vengono denunciati, sì, purtroppo. Però al di là di quelli non denunciati, E so se hai capito che voglio dire, cioè alla fine fortunatamente non sto giustificando questo cioè la delinquenza che c'è, fortunatamente viviamo in un territorio dove abbiamo forze di sicurezza eccetera eccetera che ancora... Sì, ma tu hai visto quante rapine in abitazione negli ultimi anni, ma non ti ripeto, quanta gente, quanti anziani si a presi a botte rispetto ad altre province italiane, che era questo che volevo dire. Ecco, insomma, allora il sistema non vuole suicidio, ma inconsapevolmente porta alla morte. L'avvocato diceva qualcosa sui reati? Sui reati di cui si stava parlando adesso? No, dicevo che un conto sono le statistiche e un conto è quello che percepisce la gente, certo, e la percezione non è di sicurezza, no, perché poi io vivo a Padova e sfido chiunque a fare una passeggiata alle 10 di sera in centro, bisogna aver paura, si avvicinano le bande di minorenni e ti portano via. Stiamo vivendo in prima particolare. Sì. Poi le statistiche dicono, fotografano una realtà, ma poi quello che percepisce la gente è un'altra realtà. Allarmi, chiudi, inferriate. Parlando adesso di discorsi migranti, no? Oggi hanno fatto gli arresti in città di gente, dei profughi. Chiamiamoli profughi, noi li chiamiamo clandestini. L'altro giorno hanno preso 10 a Bolzano, che vivono sulle case della provincia, per spaccio. Sì. Messi in piedi nella rete di spaccio. Quindi quando ho detto qualche settimana fa, sono venuto proprio qua dentro, ho detto guardate che lo spaccio, il piccolo spaccio ormai, è in mano a questa gente. Cioè questi sono venuti qua, non hanno uno sbocco lavorativo, non hanno la possibilità e sanno già di non venire qui per lavorare, perché vediamo tutti i ragazzotti giovani di 25 anni. Cosa devono fare? Hanno capito, no? Che possono fare quello che vogliono qui. Sindaco, allora magari, visto che tanti rumeni ed altri dell'est sono qui da oltre 20 anni, non credete che qualche colpa ce l'abbia anche il governo Berlusconi? Ce l'hanno tutti la colpa, perché da decenni a questa parte si è fatto... Scusi, direttore, posso precisare una cosa? Sì. I rumeni che sono qui da 20 anni sono persone per bene. I rumeni che sono qui, che io conosco personalmente, è gente che lavora. Io sto parlando di pendolari del crimine, non della gente che è qui stanziale, che vive qui da anni e produce benessere per il nostro paese. Quindi non voglio fare tutto il buffascio. Io sto parlando del pendolarismo criminale, non della gente che vive qui, che sono rumeni o di altre nazioni, assolutamente. Allora il PD se la fa e se la gode solo per le candidature, si votano pure e noi elettori contiamo zero. Ma a proposito, volevo dire che le primarie sono aperte, le primarie anche sono regionali. Aperte, però insomma Antonio Tocchetto, dalla politica non stanno arrivando esempi di trasparenza. Faccio solo una brevissima chiosa, è vero che sulla questione dello spaccio, però diciamo che la certezza della pena lo può anche dire la collega avvocato, c'è, e dopo ovviamente poi ci sono anche i magistrati che applicano, ma la certezza della pena c'è, come lo spaccio a Treviso, è vero che prendono i piccoli pesci che sono questi, ma a capo degli spacciatori ci sono spesso degli italiani, e chiudiamo la partita. Sul discorso del PD diciamo che ieri il mio amico Amendola non sarà contento, ma Renzi ha vinto perché ha avuto la maggioranza schiacciante della direzione del partito, solo 10 erano contrari. Oggi la scissione sembra sempre più lontana, se poi D'Alema se ne vuole andare, che forse potrebbe essere l'unico nodo, lui dice di avere un 10% a suo favore, probabilmente potrà avere anche gli amici di Amendola, Sel o Rassì. Però insomma diciamo che la minoranza è una minoranza anche abbastanza
frammentata tra loro, perché lo stesso Orlando, che faceva parte della minoranza, adesso dice di volere un'assemblea programmatica. Bersani sta mandando, diciamo così, messaggi di apertura. Io penso che alla fine noi andremo, intanto abbiamo il congresso regionale con le primarie il 19 marzo, aperte a tutti, non solo agli iscritti, e quello sarà un buon banco di prova. Poi vedremo che cosa succederà al congresso che verrà convocato all'assemblea di domenica. Però in questo momento Renzi tiene il partito, ha la maggioranza del partito, e quindi la grande scissione che era paventata già all'assemblea di ieri poi ha avuto dei risultati veramente modesti. Quindi si andrà a votare quando? Allora il 19 marzo ci saranno le elezioni per la segreteria regionale. Sì. Si voterà alle politiche 2018 insieme alle amministrative. Noi avremo il congresso probabilmente a giugno, lo decideranno all'assemblea di domenica 18, mi pare che sia domenica 18, all'assemblea del PD nazionale. Quindi maturano le pensioni. Maturano le pensioni. Come avevamo facilmente previsto. Tanto maturerebbero comunque. Allora vediamo, scusate, poi torniamo su questi ed altri argomenti. Vediamo il maxi furto all'ospedale di Padova, a proposito, dove si sono impossessati di apparecchiature endoscopiche per 600.000 euro e se le sono portate via con i cesti della lavanderia. Vediamo. Non può essere un furto occasionale, è un furto su commissione, perché riguarda una marca specifica e questi apparecchi che vengono rubati sono collegati ad una parte fissa, per cui non possono essere utilizzati indistintamente in qualunque posto, in qualunque sede, con qualunque attrezzatura. Non ha dubbi il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, parlando del colpo messo a segno lo scorso fine settimana ai danni dell'ospedale Giustinianeo. Spariti 32 endoscopi per un valore di 600.000 euro, coperti da assicurazione, forzate porte e sfondati armadietti che custodivano gli strumenti al secondo piano. Non è la prima volta che la struttura è presa di mira dai ladri. Lo scorso ottobre un altro colpo aveva fruttato i malviventi un bottino di 300.000 euro. Mentre in questa occasione erano apparecchi tutti acquistati tra il 2008 e il 2011, fin da allora avevamo messo in atto tutta una serie di accorgimenti. In questi giorni sono in corso i lavori di montaggio di un impianto d'allarme e nuove telecamere per la videosorveglianza della struttura, praticamente abbandonata nel weekend vista l'attività che si svolge all'interno, ambulatoriale e di day surgery. Il furto degli endoscopi ha portato forti disagi ai pazienti, una ventina di gastroscopie rimandate, e Flor non esclude alcuna pista. Sono sotto gli occhi di centinaia di persone tutti i giorni, per cui un eventuale intruso che fa da malandrino potrebbe essere nei più disparati settori che noi possiamo immaginare. Al vaglio della mobile le indagini, senza dubbio la merce rubata, tra l'altro tutta numerata e siglata, è scelta con cura. Vigileremo molto sui prossimi acquisti, perché possiamo acquistare attrezzature che siano rinvenibili in qualunque posto che vengono posizionate. Servizio di Vanessa Banzato, Vendemiano Sartor, neo presidente di Confartigianato Treviso, grazie per essere qui, Sartor. Allora, tra i più arrabbiati, no? Chi muore di rabbia spesso sono proprio gli artigiani. Sì, perché veniamo da un periodo di crisi profonda e sono state colpite maggiormente le imprese, quelle più piccole, perché sono il terminale di tutta una serie di provvedimenti che scaricano poi sempre verso il basso. È chiaro che è un po' tutto collegato, no? Ognuno di noi ha, oltre all'attività o al ruolo, ha una propria formazione professionale, personale, ha una propria cultura, e quindi credo che su alcuni aspetti sia più importante lasciare la libertà, nel senso che ognuno di noi viene da un percorso formativo o cristiano o laico, e quindi su queste partite credo che il discrimine anche della sedazione, piuttosto che sia un po' un tecnicismo che trova qualche giustificazione. Ma ripeto, la questione dei suicidi ci auguriamo anche che sia anche una stagione chiusa, anche se volevo collegarmi al ragionamento che faceva prima il sindaco Presti sulla questione dei furti, che anche quello è un elemento che fa arrabbiare magari non solo chi sta in casa, ma anche chi ha cantieri aperti, ha aziende e quant'altro. È vero che
fatto. I dati dicono che si va verso un dato, diciamo così, minore rispetto a un tempo, però è altrettanto vero che è cambiata un po' la criminalità. Credo che subire un furto sia successo anche magari quando eravamo più poveri. Il fatto di andare sulle case e malmenare o rendere magari in pericolo di vita le persone credo non appartenga alla nostra storia, insomma. Quindi concordo nel fatto che ci dovrebbe essere di più dei ragionamenti, visto che abbiamo delle regole europee, abbiamo anche delle polizie europee, abbiamo collaborazione tra stati, che su queste partite ci sia effettivamente più collaborazione internazionale, perché se uno è delinquente da una parte è delinquente dall'altra, altrimenti facciamo un giro vizioso che nessuno, non solo a riabilitazione, ma in galera non ci va neanche, perché il pendolarismo, diciamo così, criminale è un elemento che c'è e non riguarda solo gli interventi sulle case, ma riguarda anche una serie di attrezzature, di prodotti che vengono chiaramente rubati e poi non vengono esportati verso l'est Europa. Quindi su queste partite fortunatamente tante volte vengono anche intercettati, c'è un sistema ultimamente anche che funziona, quindi significa che la collaborazione tra le polizie c'è, e così com'è magari nel recupero, credo che anche tra i vari ministeri degli interni ci debba essere anche un elemento che inquadra queste persone anche in un senso globale, perché è evidente che ci può essere qualcuno che può essere che recuperabile, ma ho paura che ci sia qualcuno che recuperabile tanto non è, quindi non possiamo fare di ogni erba un fascio su questa faccenda. Qualche giovane credo che se non andasse in carcere magari potrebbe anche essere recuperato meglio, qualcuno che è incallito credo che sia più difficile, perché vogliamo dire, sì, questa è un po' la realtà. Mi auguro che quello che sta succedendo un po' nel sistema bancario nei nostri territori non si traduca anche in un'altra stagione dove la piccola impresa abbia da subire altri elementi negativi e che delle persone pensino di risolvere in maniera traumatica, insomma. Allora vediamo la rabbia che monta attorno al presidente di Fondazione Cassa Marca, Dino De Poli. Zaia gli ha chiesto di fare un passo indietro, si sono dimessi dei consiglieri, De Poli risponde piccato che non ci pensa nemmeno ad andarsene, e intanto arriva anche un attacco dalla presidente di un'industria, Treviso, piovesana. Vediamo. Fondazione Cassamarca, un'industria a Treviso ormai è guerra aperta, ed ora gli industriali decidono di non partecipare alla nomina per la sostituzione del rappresentante dimissionario delle categorie economiche, Carlo Pagotto, dopo la durissima presa di posizione della presidente degli industriali, Maria Cristina Piovesana, all'indomani delle nomine di Giampaolo Gobbo e Maria Grazia De Bortoli nel consiglio di fondazione, con il chiaro invito a De Poli a lasciare dopo 30 anni di dominio. Adesso l'associazione degli industriali si smarca del tutto, chiamandosi fuori anche dalla nomina del sostituto di Pagotto. Parole pungenti quelle che si leggono nella lettera inviata da Piovesana agli associati per spiegare la decisione. Una decisione che arriva in seguito a scelte inaccettabili che stanno confermando e perpetrando una gestione personalizzata e poco produttiva di fondazione. Scelte mirate a proteggere, scrive la numero uno degli industriali, rendite di posizione e privilegi di pochi. Così, dopo le pesanti accuse natalizie, arriva l'ulteriore bordata di un'industria alla gestione di Caspineda, con una decisione clamorosa che, continua Maria Cristina Piovesana, credo rappresenti un comportamento responsabile e coerente con le posizioni che abbiamo espresso e che mi auguro, conclude, possa dare un contributo al rinnovamento delle persone di chi anche ha la grande responsabilità di gestire risorse che appartengono storicamente a tutta la nostra comunità. Servizio di Marta Marangonna, tantissimi sms, continuate a mandarli. Soluzione per combattere i reati predatori e far scontare tutta la pena in galera, ma non si fa per non pagare multe europee causa sovraffollamento carceri da Vicenza. Allora, avete visto, abbiamo cambiato il titolo, lo facciamo spesso, no? A seconda degli avvenimenti di cui ci stiamo occupando e dei vostri suggerimenti con i vostri sms. C'è una polemica
molto forte a Cittadella, perché in un comunicato del Comune si annuncia una conferenza stampa il cui titolo è La caccia ai migranti a Cittadella. E vediamo su questo, vediamo un servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa con Lorenzo Munegato. Leggiamo. L'argomento che si andrà ad esporre è il seguente. Caccia agli extracomunitari che bivaccano nel cittadellese. Quando una conferenza stampa fa notizie e scatena la polemica politica prima ancora di essere fatta. Succede a Cittadella. Tutto nasce da questa mail inviata dall'ufficio relazioni con il pubblico per convocare un incontro per parlare dell'ultima operazione della polizia locale sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina. I termini usati, caccia agli extracomunitari, che ricordano tanto le parole dello sceriffo Gentilini, scatenano la reazione del Partito Democratico. È inqualificabile che un ente comunale utilizzi questi termini in un comunicato stampa. Qualifica la pochezza di chi l'ha scritto o di chi ha ordinato che venisse scritto con queste parole. Io mi auguro ci siano delle scuse, perché ci sono dei limiti di umanità, di decenza, che non devono essere travalicati. Un'istigazione all'odio e un invito alla discriminazione. E soprattutto un sindaco non solo dovrebbe evitare, ma dovrebbe usare terminologie diverse. È anche vero che la Lega vive di conflittualità sociale. Se non ci fosse la conflittualità sociale, se non ci fossero i migrati, io non so come la Lega potrebbe prendere i voti. Il primo cittadino di Cittadella, Piero Bon, replica così e rilancia. Non è una questione di termini, è una questione di persone che vengono fermate nel territorio. Ieri, lunedì, giorno di mercato, 15 persone straniere fermate al mercato di Cittadella che bivaccavano, e questi erano zeppi pieni di precedenti penali, dallo spaccio di droga ai furti, alla resistenza pubblico ufficiale e altro. E questi erano in compagnia di italiani, alcuni anche minorenni. Non si pente di aver usato quel termine, caccia? Il comunicato stampa non è stato scritto dal sottoscritto, ma il termine è molto chiaro. I delinquenti non li vogliamo. Poi il Partito Democratico, chi per esso vuole termini diversi, che imparino prima di tutto a non far entrare questa gente poco di buono. Questa è la posizione del sindaco di Cittadella, Piero Bon. È convinto che la caccia sia corretta, anzi rilancia, vorrebbe fare una caccia grossa, avvisando i parenti delle persone intercettate con gli extracomunitari. Le parole però sono pietre, macigni, e le istituzioni, quando le usano, dovrebbero fare molta più attenzione. Lorenzo Munegato, sindaco, lei su questo come la vede? Guardi, mi fa sorridere che venga strumentalizzata una frase astratamente da gente del PD. Credo che sia eloquente che il sindaco, l'ha detto prima, erano per lo più pregiudicati, avevano insieme anche dei ragazzi minorenni, quindi probabilmente inducevano magari i minorenni o inducono sicuramente i minorenni a commettere anche reati. Credo che sia legittimo. Aver utilizzato il termine caccia non mi pare che sia un fatto così grave. Se poi vogliamo guardare il moscerino nell'occhio e non guardare l'elefante che ci sta venendo addosso, credo comunque che bisogna fare veramente comunque una riflessione. Il PD mi pare che punta ogni volta a cercare il cavillo, ma visto che stanno governando dovrebbero dare soluzioni. Ha detto bene il sindaco di Cittadella, ci diano il PD ci dia delle risposte, ci dia dei risultati. Ma guarda, i risultati li sta dando Minniti, perché dopo le tante chiacchiere che anche la destra ha fatto, lui ha preso ed è andato prima in Tunisia e in Libia a dire basta, non possiamo più fare accoglienza, cominciamo a fare diciamo così, dei trattati affinché possano e rimangano lì. Mi pare quindi che il governo Gentiloni, da questo punto di vista qui, stia lavorando bene, perché voglio dire, Alfano non l'ha fatto. Certo, Alfano è venuto con noi, ma è vostro fratello, voglio dire, nasce da quella parte là. E in tutti quegli anni non ha fatto alcunché. Da questo punto di vista, diciamo che Minniti
grande comunista, perché viene dalla scuola dei DS e del PC, sta facendo e sta prendendo delle decisioni molto molto forti, sul quale anche l'Europa per fortuna ci sta venendo incontro, perché è facile dire non gli vogliamo sul nostro territorio, e io penso che comunque ha ragione Munegato quando ha chiuso dicendo che le istituzioni devono utilizzare un linguaggio appropriato. Ma detto questo, questi sono sbarcati e ce li siamo trovati nei nostri comuni. Poi dei 95 comuni della provincia di Treviso solo una trentina li ha accolti, la città di Treviso ne ha 700, e su questi il sindaco Manildo insieme alla sindaca di Casier, la Miriam Giuriati, sono anche andati a parlare con Minniti, e Minniti ha promesso di venire a brevissimo tempo nel nostro territorio, perché sa bene che ci siamo dovuti accogliere. Però non è che avete fatto un buon lavoro voi sindaci, che non ve li siete presi, e là ha sbagliato il prefetto, perché ve li doveva mettere, perché tutti devono collaborare. Se tutti ci fossero presi una decina di profughi, la situazione non sarebbe stata così grave. Siamo democrazia o però riconosco Là è il prefetto che decide. Però riconoscete che Minniti sta facendo un buon lavoro. Dove? E su questo gli sbarchi non sono ancora bloccati. Beh, voglio dire, ci è andato l'altro ieri a discutere. Le chiacchiere anche del buon Salvini, che va sempre in televisione, ma non mi pare che dallo scranno europeo l'attualmente pagato sia andato a trattare con la Tunisia, e come deputato europeo non l'ha mai fatto, quindi non gli compete mai. Però lui è un deputato in Europa che però parla nelle nostre televisioni e non fa nulla per aprire delle trattative. Allora sappiamo bene che il governo è difficile, non un parlamentare europeo. Infatti il prefetto l'ha fatto, ma voi gli chiudevate le porte, e lui, siccome doveva comunque fare l'accoglienza di queste persone, ha dovuto metterle, neanche Treviso ce l'ha. E però tutti i comuni si trovavano a dieci posti, tu stai parlando del prefetto, deve imporre i sindaci, ma lo ha imposto, stiamo tornando ai tempi del fascismo, torniamo ai posti a tutti quelli che si sono adeguati alle leggi. Ma dove ne metti trovate 10 posti anche voi, potevi trovare 10 posti anche nel tuo paese. Ma i tuoi ce li teniamo noi a Treviso. Allora scusate, volevo sentire Settimo Gottardo su questo, perché anche il nuovo prefetto di Padova si è espresso, come anche il nuovo prefetto di Vicenza, per l'accoglienza diffusa, no? Quindi diciamo lo Stato mantiene questa rotta, no? Sì, questa è una delle cose che secondo me è di buon senso, però non basta solo questa, perché anche questa accoglienza diffusa va sempre messa nel suo giusto contesto, che è questo. Io l'ho ripetuto una decina di volte anche in questa trasmissione, lo ripeto anche negli incontri a cui partecipo a livello istituzionale. L'accoglienza è un dato che credo connoti tutti gli italiani, anche quelli che a volte col linguaggio sono piuttosto pesanti con gli immigrati, però nella sostanza gli italiani sono ricchi di umanità. Il problema non è quindi essere chi è contro e chi è pro l'accoglienza, diffusa o meno, è che si sta esaurendo in molte parti, in molti comuni, la capacità di accogliere, la capacità fisica, materiale, tutto qui. E che quindi le risposte, oltre a questa accoglienza diffusa che va sempre declinata con la capacità di accogliere, quindi non è mai un fatto astratto in sé. Ci sono altri due fenomeni, io non ho difficoltà a riconoscere quello che dice l'avvocato Tocchetto, che Minniti ha cambiato registro, non c'è ombra di dubbio, ha fatto quello che aveva fatto una ventina d'anni fa il buon Pisano, ministro di Berlusconi, che per fermare i barconi dell'Albania è andato in Albania, perché i barconi venivano dall'Albania, vai in Albania e tratti e li blocchi lì. Berlusconi aveva tentato con Gheddafi di bloccarli, poi le cose sono andate come sono andate e hanno fatto fuori sia Berlusconi sia Gheddafi, e i barconi continuano a venire. Minniti cosa fa? Ripete il procedimento di Pisano e va in Albania, e va, scusate, in Libia. In Tunisia. Va in Libia, è andato in Tunisia, che è prima. La cosa giusta, è un atteggiamento, io lo riconosco che non è un atteggiamento sbagliato, il Fano non l'aveva ancora fatto questo, quindi questo mi pare, bisogna riconoscere quando, però non basta ancora, c'è un altro elemento che va fatto,
Questi poveracci che vengono in Italia, soprattutto dagli stati subsahariani, quindi non solamente dal Corno d'Africa in guerra, ma anche quelli che vengono per altri motivi economici, sociali e così via. Bene, a questi bisogna dare l'informazione che questi dei barconi non è solo un biglietto di andata in Italia, ma che l'Italia ha pronto anche il biglietto di ritorno. Quindi ai barconi che vengono qui noi dobbiamo dimostrare, il governo deve dimostrare, fino ancora fatto, che ci sono degli aerei, dei carghi settimanali che le riportano indietro. Quando, se finché noi non diamo questo messaggio preciso, visivo, perché loro hanno i telefonini, hanno le televisioni dappertutto, anche sotto le capanne, che vedono che vengono riportati indietro settimanalmente, che non è vero che loro possono vendersi anche la capanna, non hanno più un soldo, una lira, non hanno più un materasso dove andarsi a ritornare indietro. No, devo dire, guardate, non lo potete più vendere perché qui tornate indietro, eh. Qui c'è il ritorno indietro, e anche quelli che si vendevano l'ultimo paio di scarpe per venire in Italia non le potete più vendere. E il messaggio deve essere chiaro. Quello che io mi aspetto ancora è questo secondo, quest'ultimo aspetto qui, che questa andata sistemica del ritorno, per rendere consapevoli in questa tragedia fino in fondo che non è che una volta che ha attraversato il mare e sfidato la morte, è fatta. No, non è fatta per niente. Ecco, questa è la certezza che va creata ed è una falla che il governo ancora oggi, ha affrontato. Oggi la cooperativa Ilal gli hanno praticamente tagliato l'acqua perché c'è una bolletta di 3.000 euro non pagata. E ovviamente l'operatore, che si chiama Grisaina, Abdallah. Sostiene appunto che non è pagato dalla prefettura. Quindi questo qui ormai è arrivato a collasso. Prova a immaginare se lo Stato non paga, questi non hanno più la capacità di sostenere questi signori qua, cosa succede? Non so in quanti sono dentro, senza acqua. Adesso vediamo, cioè, viene fuori un pandemonio qui, veramente. Vediamo, Sindaco, vediamo proprio il servizio su questo da Zerman alla Tendopoli e l'acqua, vediamo. Gentile cliente, nonostante i nostri precedenti solleciti, ci risulta non abbia ancora provveduto al pagamento delle fatture. Oggi è stato sospeso il servizio idrico. Una formula asettica, la formula di questo cartello appeso stamane dagli addetti di Veritas davanti al cancello del Bed and Breakfast Le Magnoli di Via Malombra. Non un luogo qualsiasi, ma la struttura dove dall'ottobre scorso è stato creato un centro profughi che ha contato nei mesi un numero variabile di migranti e che ora è tornato ad attestarsi su un numero pericolosamente vicino alla soglia dell'allarme, ovvero 120 persone. Bollette non pagate per poco più di 3.000 euro, acqua staccata. Una mattinata non certo tranquilla per la cooperativa Ilal, che gestisce la ormai famigerata Tendopoli, anche se le tende ora non vengono utilizzate. I residenti di Zerman raccontano di addetti precipitatisi stamane nei bar della zona con taniche per approvvigionarsi di acqua, vista l'azione coatta di Veritas. Una situazione emergenziale, data la presenza di così tante persone all'interno del centro. Finché il debito è stato pagato e nel pomeriggio l'acqua è stata riallacciata. Sospiro di sollievo, ma il problema potrebbe riproporsi in futuro. Sul piatto ci sono sempre i ritardi cronici delle prefetture e del governo dei pagamenti alle cooperative. Un allarme lanciato da mesi proprio dalla cooperativa Ilal e ancora senza risposta. La conseguenza è chiara, i conti anche quotidiani come le bollette cominciano a farsi pesanti. Quanto può reggere questa situazione? Se lo chiedono i residenti e se lo chiede l'opposizione in consiglio comunale. Un dato è chiaro, la situazione è fuori controllo. Il sindaco, che è ufficiale sanitario e dovrebbe esercitare un controllo quotidiano in questa struttura, non lo fa. Il sindaco Carlo Arena non ha mai accettato l'imposizione del prefetto Laura Lega, ma, attacca Azzolini, non ha fatto nulla per opporsi concretamente. Una mozione per chiedere lo sgombero della Tendopoli è stata bocciata nell'ultimo consiglio comunale, ora l'opposizione torna alla carica. Noi abbiamo chiesto al sindaco di fare un'ordinanza per motivi contingenti ed urgenti di sgombero immediato, perché non si può non rispettare le minime regole igieniche e sanitarie dei regolamenti comunali. Servizio di Nicola Zanetti. Tra l'altro Abdallah Kersaji qualche giorno fa qui in studio ha detto che lui è in credito nei confronti dello Stato per diverse decine di migliaia di euro perché lo Stato non...
non eroga più questi contributi, io, no? Io so, vivo a Mogliano, quindi conosco bene questa situazione. Lasciamo stare Azzolini, insomma, di danni ne ha fatti tanti. Ex sindaco, no? Ex sindaco sì. E Mogliano, si risolverebbe il problema se lo Stato pagasse questi 3.000 euro per la bolletta. Qui è sempre il solito problema, io ho sempre detto. Cioè, qui non è chi è meglio e peggio. Qui, purtroppo, il fenomeno migratorio esiste. Non per caso i prefetti che stanno facendo politiche di accoglienza diffusa. E mi dispiace, io do ragione a Antonella, perché io anche quando sono stato consigliere provinciale, andavo dalla prefetta della Lega, i sindaci non di centrosinistra, quando venivano convocati, e Domenico lo sa, molte volte non si presentavano nemmeno. Cioè, proprio... nel senso proprio disprezzo anche per l'autorità statale, insomma, stiamo a sto livello. Ripeto, non voglio far polemica, no, perché sono. Non è questione di disprezzo. Questione aspetta, fammi finire. È questione. Però aspetta, non scusami. Disprezzo per l'istituzione, prefettura. Insomma, io non andare a rispetto, ho un grande rispetto per il prefetto Lega, ok? Però ci tengo a precisare che noi, per scelta politica, abbiamo messo al primo posto i cittadini italiani. No, perché non mi puoi dire Luigi, che tu non hai al primo spazio, posto gli italiani. Non mi puoi dire. E poi il resto. Sì, allora, facciamo il problema è diverso, cioè nel senso, giustamente 30 comuni su 96 è naturale che città come Mogliano, Treviso, Caltiere, quindi le città stranamente governate dal centro-sinistra sono quelle che dobbiamo sostituirlo? Allora, sì, va bene, allora un attimo soltanto, le ridò la parola. Intanto vediamo un caso, Fabrizio Bazzoni in regia ci mostra un altro caso di meningite, ormai la psicosi a Treviso, perché è il secondo caso nel giro di 48 ore e sono 7 in tutto quelli della Marca. Vediamo il servizio. Altri 2 casi di meningite nella Marca. Ieri pomeriggio il ricovero al Cafoncello di un 45enne di paese, in mattinata quello di un 48enne, più grave il primo, in discrete condizioni il secondo. Il paziente che abbiamo ricoverato ieri è attualmente in rianimazione, le condizioni sono stabili, prognosi comunque sempre riservata, però cauto ottimismo. E invece il paziente che abbiamo ricoverato oggi è vigile, è ricoverato attualmente in malattie infettive con una forte cefalea, non ha sintomi meningei, quindi è stato, diciamo, diagnosticato in una fase molto molto precoce. Pur comprendendo l'apprensione che questi casi ravvicinati provocano nella popolazione, l'ULS 2 garantisce la massima attenzione sul fronte meningite. Siamo a quota 7. Diciamo che comunque il numero totale all'anno generalmente è di 10 casi dal punto di vista epidemiologico, quindi ci siamo. Certo che sono ravvicinati, questo sì, comunque sono meningite da pneumococco. Non una forma contagiosa, quindi. In questi 2 ultimi casi non c'è stato bisogno di profilassi, come per l'insegnante di Castelfranco colpita da meningite, da meningococco. Le richieste di vaccinazione sono comunque sensibilmente cresciute. Abbiamo incrementato di molto, questo è un bene, e siamo sui valori del 25-30% in più di vaccinazioni. Tra i trevigiani c'è dunque preoccupazione. Tanta paura, sì, perché non si sa come reagire. Certo che spaventa. Cerco di non pensarci. E che avevo pensato a vaccinarmi. Sempre stata la meningite, non è che l'abbiano portata chissà chi. No. Forse c'è un po' di allarmismo, magari anche ingiustificato. Di certo c'è che l'ULS ha stanziato 170.000 euro per l'acquisto di 9.000 nuove dosi di siero. Attualmente l'attesa per vaccinarsi è intorno ai 5 mesi, ma le sedute straordinarie programmate al sabato dovrebbero abbatterla. Servizio di Lina Paronetto, allora sì, ridiamo la parola a Luigi Amendola. Allora, stavo dicendo, se su 96 solo 30 li accolgono, e io ripeto, secondo me, proprio per consenso elettorale, cioè io proprio sono sincero, cioè più si parla, io libero il mio comune dei profughi e più voti prendo. E non peraltro abbiamo fatto quella splendida figura con quella becera manifestazione a Volpago del Montello, che io mi vergogno non di essere veneto, ma italiano addirittura. Insieme al governatore Zaia, i capelli dritti mi sono venuti, che poi c'è stata una contromanifestazione estremamente, che è andata, ha avuto 5.000 persone. Ma continuiamo così, ma Domenico Presti però sa benissimo, a me questo io continuo a insistere.
esistere, come io purtroppo so terrone proprio calabrese, cioè esiste un trattato che tutti conoscono e si chiama il trattato di Dublino. Allora, fin quando qualcuno non cambia questo benedetto trattato, questi profughi, migranti, chiamiamoli come cavolo vi parete, migranti economici, che sfuggono dalla guerra, loro se sbarcano nel nostro paese, noi abbiamo il diritto e il dovere di accoglierli. Che piaccia a Domenico Presti, a Salvini, a Luca Zaia, a Luigi Amendola, a Antonello Ma non prende sua Costa Libia! Scusami, tu sai meglio di me, siccome sei una persona intelligente, perché insomma sei anche un gran paraculo, tu sai benissimo, ma lo dico in senso buono, sai benissimo anche le morti che ci sono state nel Mar Mediterraneo, cioè, quindi allora dobbiamo mettere anche un diritto del della navigazione, il diritto del mare. Ci sono tutta una serie di problemi, non puoi farli morire. Perché ho sentito, non da parte tua, devo dire la verità, ho sentito qua delle soluzioni sul problema delle migrazioni che mi facevano rizzare i capelli, li mettiamo in un'isola, li mettiamo su una porta aerea, li mandiamo gli aerei, tutte stronzate, scusami la parola, tutte minchiate. Qui il problema è serio, c'è un'emergenza. Io non dico, non faccio la renziana che c'ha l'esaltazione del ministro Minniti, però certamente da Alfano ad adesso le cose stanno leggermente cambiando. Io mi auguro, ripeto, e poi la nostra fortuna è che anche come numericamente la nostra provincia ancora rispetto ad altri territori del nostro paese è una proporzione di 0,75, perché mi ricordo benissimo. Chiudo. Qui quando si parla di accoglienza diffusa nessuno sa come ha fatto Treviso, ad esempio, non perché ci sia l'Antonella che l'adesione al bando dello SPRAR l'hanno fatto province del nostro paese, dove praticamente se ci fosse la possibilità di accogliere le persone, i profughi, in maniera in piccoli gruppi, certamente non ci sarebbero i fenomeni né di Cassier, né i fenomeni di Treviso, dove c'è un ammassamento, né i fenomeni di Mogliano e Vittorio Veneto, perché è naturale, ci sarebbe la possibilità di integrarli. Poi se non si vogliono, se non si vuole effettuare una politica di integrazione, va bene, siamo il solito paese che siamo all'ultimo posto in tutte le serie di statistiche europee, e vabbè, andiamo avanti così. Io ripeto, a me, e chiudo baciando, certo, io vivo a Mogliano, io li vedo i profughi, a me onestamente non mi danno né fastidio, non mi creano nessun problema né di visibilità né di decoro urbano, sono delle povere gente che stanno là e sono gli unici della famiglia che sono stati scelti, perché tutti dicono perché non ci sono le donne, perché è naturale che chi va a scegliere fortuna è un uomo che viene scelto il più forte della famiglia, come se viene fatta nelle popolazioni africane. E poi ripeto e chiudo, io penso che tutti gli uomini, io l'ho sempre detto, tutti gli esseri umani hanno diritto almeno a cercare la felicità e il benessere, almeno nella vita bisogna avere questo diritto. Allora, prima di andare, di tornare dall'avvocato Silvestrini, vediamo un altro servizio. Qui si tratta di furti di energia da parte di Rom. Dei Rom si è parlato l'altro giorno perché una famiglia di Sinti ha chiesto l'asilo politico e per ora non, la decisione della Commissione è sospesa. Vediamo il servizio intanto. Quando i carabinieri di due ville e quelli di Sandrigo sono entrati nel campo di Via degli Eroi a Quinto Vicentino, hanno immediatamente notato un 56enne intento a lavorare su un ripetitore telefonico. Secondo quanto hanno ricostruito i militari, l'uomo, Ercole Cari, stava collegando un cavo. Lo scopo era quello di arraffare energia elettrica da destinare all'alimentazione della propria casetta e a quella dei vicini. 7 moduli abitativi in tutto. Alla luce delle circostanze, i carabinieri hanno denunciato i 4 titolari degli altri prefabbricati che avrebbero usufruito della corrente illecitamente sottratta. Per l'improvvisato elettricista è scattato invece il provvedimento di arresto. Per lui, in attesa del processo per direttissima, si è aperta la porta della camera di sicurezza dei carabinieri di Thiene. Solo pochi giorni fa era esplosa la polemica perché una famiglia che abita in una roulotte in via Nicolosi a Vicenza aveva presentato alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato in prefettura a Vicenza domanda di asilo politico per motivi umanitari.
Una pratica che la prefettura ha deciso di sospendere, ma che non ha certo sospeso lo strascico polemico. E ora l'arresto di un uomo, anche se in un altro campo, sorpreso in fragranza ad allacciarsi abusivamente alla rete elettrica, quanto basta per alimentare altri interrogativi e altre polemiche. Servizio di Andrea Zambenedetti. Avvocato, allora, dal suo osservatorio nel Bassanese, no? Che riscontri avete, no? Dell'accoglienza diffusa, se ce n'è, se c'è invece presenza di extracomunitari? La correggo, io sono di Padova. Ah, di Padova, vabbè già. Allora, diciamo, parliamo del Padovan, ha fatto un accenno prima, no? Allora, perché qui poi c'è la guerra tra poveri in sostanza, no? È quello. Quello che succede capisco, qui è di vedere e sentire gente che dice ma noi non siamo contro l'accoglienza, ma non si capisce perché diano 35 euro spalmati sulle cooperative, dati ai comuni eccetera, a loro e non a noi, no? Non a noi italiani che stiamo male, che abbiamo problemi eccetera. E infatti capisco tutte le motivazioni del sindaco, perché la politica è prima di tutto quella di saper raccogliere le istanze della cittadinanza. In questo momento di crisi diffusa le istanze sono queste alla fine, e si vede, è una guerra tra poveri. Certo è giusto accoglierli, ma non possiamo accoglierli tutti in questo momento, perché c'è gente italiana che ha veramente bisogno. Adesso io non voglio sembrare, però è questa la realtà, e mi metto nei panni del sindaco, cioè quando la popolazione ha delle istanze, ha bisogno, è difficile poi dare delle risposte diverse da quelle che stanno dando. Senta, lei lavora nel campo dell'assicurativo? Sì, più o meno. Ecco, si notano, diciamo, concretamente i problemi delle famiglie quando si tratta di investire in polizze, in assicurazioni o in altro? Voglio dire, ci sono tanti barometri, no? C'è il barometro, c'è chi dice ci sono meno tir sulle autostrade per cui c'è la crisi economica, poi c'è chi dice le famiglie non portano più i bambini all'asilo perché le rette sono troppo alte, i nonni restano in casa, no? Ci sono tutti questi indicatori, sì, ormai, no? Dal mio punto di vista, per quello che faccio io come professore, io non mi occupo del campo assicurativo, ma dei danneggiati, sì, quando devono chiedere un risarcimento alle compagnie di assicurazione, che spesso giustamente sono società con scopo di lucro, e quindi, certo, i risarcimenti sono anche funzionali a quello che deve essere un bilancio, certo, e una distribuzione degli utili ai soci. Certo. E tante volte il danneggiato, proprio a fronte della crisi che sta vivendo, si accontenta magari del risarcimento che non è adeguato al danno che ha subito, perché comunque i costi della giustizia sono importanti, certo, perché è diventato anche un lusso poter accedere alla giustizia oggi come oggi. Davvero, oltre che si dice del dentista, diciamo, puoi anche andare ad affrontare delle spese legali. Tutti di fronte all'aleatorietà di un giudizio, enorme, i tempi del giudizio e i costi, certo, dicono ma mi accontento. Una cosa, su Domenico mi troverà favorevole, cioè io tutta questa esaltazione prima di Antonella, cioè il problema, ha detto lei, serio, cioè il problema è che a me mi ha colpito ad esempio la morte di quel ragazzo che si è suicidato perché non trovava lavoro, ad esempio. A Michele Audi. Io, ecco, l'unica cosa che vorrei essere chiaro, io non sto dicendo prima i profughi e poi gli italiani, che questo deve essere chiaro, che nessuno fa. È difficile. Prima è passato, un messaggio molto, un SMS. Noi siamo l'ultimo, il secondo dopo la Grecia, non abbiamo un reddito minimo di cittadinanza. È naturale che noi dobbiamo dare istanze anche e soprattutto risolvere la politica, ecco perché io non ho questa esaltazione renziana, che pur se la direzione, a me onestamente non me ne frega nulla che Renzi è maggioranza nella direzione, io stamattina so solo che sono uscite, come hai detto te, le stime sulla crescita del nostro paese,
noi, al di là del numero dei profughi che abbiamo, siamo all'ultimo posto come crescita, quindi un fallimento totale. La Spagna stai viaggiando. Fallimento totale delle politiche di questo governo, quindi io non capisco come fa, insomma, l'Antonella ad avere tutta questa esaltazione per Renzi, che devo dirti la verità, mi sarei aspettato, se mi permetti una digressione, compagna Tocchetto, dopo la batosta referendaria mi sarei aspettato almeno non uno ma due ma tre quattro passi indietro, invece ci ritroveremo un'altra volta con Renzi. Però ecco, quello che dicevo, è naturale che poi c'è la guerra dei poveri, come diceva Bacialli, è naturale che il sindaci, e ripeto, da ex amministratori con un patto di stabilità che li lega i polsi, fanno difficoltà a quadrare i bilanci, è naturale che non hanno i soldi per i servizi sociali, queste sono tutte cose che... Ma io vorrei che Antonella provasse a fare il sindaco in un paese delle dimensioni del mio, dove il contatto giornaliero, quotidiano con i cittadini c'è e non senti... ci sono i soldi per le strade. Ma non sei il sindaco, Emanuele è il sindaco, ma io sono molto presente in città e ti posso assicurare che averne mille perché voi non li accogliete è un grande problema, sto parlando dei nostri cittadini. Tu devi sentire le istanze dei tuoi cittadini e sentire che piangono e ti chiedono aiuto. Allora ti metti la mano sulla coscienza e fai una scelta, se aiutare prima i tuoi cittadini o aiutare chi arriva di là del mare. Ma noi non vogliamo aiutare prima gli altri, ti auguro di fare il sindaco. Fai il sindaco. Io consiglierò alla Lega di mettertene 10 a te e di metterne un po' al sindaco Marcon, alias presidente della provincia, a Castelfranco, dove non ce ne sono, e liberare un po' la città di Treviso da mille profughi che noi abbiamo grazie al, no, al vostro non accoglimento. Verremo sotto casa tua a protestare dopo. Io verrò con i cittadini. Comune con i nostri. Allora, notizia di pure, ti aspetto. Profughi della caserma Serena sorpresi a spacciare in via Roma, succede spesso. Arriviamo ai minacci con il direttore. Anche a Trieste l'altro giorno. Allora Sartori, contraccolpi di queste situazioni sul lavoro e sul mondo dell'artigianato. Ma, vedi, direttore, no? Noi questa sera, seppur nel nostro piccolo, abbiamo un esempio dei poli di Renzo, no? Perché oggettivamente è ora di finirla che su questo paese i problemi vengano strumentalizzati e non vengano affrontati. E vengono dati ai sindaci. Questo è il tema vero. Allora, io quando ho fatto il sindaco tanti anni fa, ho avuto la stagione dei profughi, quelli albanesi, no? Sì. È vero che il contesto era diverso, era tutto diverso. Comune, ricordi il comune, Sartor? San Polo di Piave, sì, sì. Ma tutti i comuni, perché, ma là è stato molto semplice, il prefetto ha detto domani te ne arrivano tre problemi tuoi, punto. Non è democrazia o non democrazia, hanno diviso un po' tutti, dopodiché il sistema si è riassorbito. Noi paghiamo, lo metto in fila le cose, no? Perché altrimenti noi paghiamo una debolezza o peggio di politica internazionale mai stata nella storia. Perché finché in quei paesi là non sarà risolto il problema del conflitto, evidentemente dobbiamo gestire questa cosa. Detto questo però, dobbiamo distinguere Cittadella, che quelli probabilmente non erano profughi, erano extracomunitari delinquenti e vanno al di là del tema caccia o altro, in italiano di altro termine, vanno perseguiti. Bisogna che noi cominciamo a, come diceva prima Settimo, capire sta gente chi è effettivamente profugo ha diritto di asilo politico perché viene dalla guerra, da quelli che sono migranti economici. Questo è il vero tema, no? E star svelti, non tenere là un anno senza capire quelli che possiamo tenere e quelli che possiamo mandare. Altra questione, proprio in una logica europea, se c'è qualcuno che deve andare più in là, che vada, cioè se è in transito, no? Perché li teniamo qua? Detto questo, quelli che rimangono cerchiamo di gestirli, allora capiamo quanti sono, che intenzioni hanno, ed è chiaro che è vero, sindaco, che dobbiamo prima stare attenti ai nostri, però è altrettanto vero che ci sono degli elementi anche di inserimento che possono essere fatti, però è chiaro che il numero, questo è impossibile.
Ha visto Giuliano Benevento, dove certo, ma la strada? Sempre 30 dal 2014, 30, bravo, che sono qui, 30 da 2003 anni che rimane. Appunto. Ma dai, era un no, d'accordo, Benevento, non te l'ho detto prima. Cioè, bisogna fare un elenco e quelli che devono essere rispediti devono essere rispediti, punto, come diceva il primo, settimo, non uno così, e pubblicizzare anche il fatto che li rimandiamo indietro. Noi non lo gestiamo il problema, non lo gestiamo. Lo subiamo sia da una parte che dall'altra. Certo. Ma è mai giusto sapere se quelli che sono qua hanno diritto di stare qua o no? Ci mettiamo sempre. Quanti sono? E il resto li spediamo. Cioè. Dopodiché è chiaro che non si possono lasciare in mezzo. Non si possono lasciare in mezzo al mare, no? Credo che su questo tema vada affrontato anche con il buon senso e con la conoscenza. Ci scambiamo nel comune sentire con Sartor, perché è cosa da antichi amministratori. Sì, poi. Dopodiché qua, una volta i congressi, i partiti li facevano molto più acerrimi di quelli che vediamo oggi. Sì, certo. Ma credo che il problema non si risolva per televisione, no? Il congresso certo. Andrebbe fatto e le certo. E le questioni. Ma all'epoca non c'era Facebook. Il metodo è sempre meglio. Stavo quello. Per dire appunto con il buon senso, però anche con la conoscenza. Nel senso che tutta questa roba degli immigrati che arrivano, e anche prima gli italiani, adesso perfino Bersani dice First Italia, prima l'Italia, diventa trumpista anche Bersani. Io sono andato a vedere come stanno le cose nella mia città, e proprio perché è Padova, più di 200.000 abitanti, e penso che più o meno la media delle città venete sono simili. E su questa storia degli immigrati, bene, e ho scoperto che nella mia città, su 210.000 abitanti, è una città che perde 1.000 abitanti all'anno, quindi è in decrescita. Bene, su 210.000 abitanti, sapete quanti sono i padovani nati a Padova? Quindi prima i padovani, che cazzo? Padovani nati a Padova, su 210.000 abitanti, che sono figli di genitori non nati in Italia. Quindi neri, osai, rossi, sono 35.000. Oh Gesù! Allora il problema non sarà mica più, qui ci deviamo. Sembra che il tuo problema sia quello di sistemare questi 300 dei barconi della caserma Prandina. Ci dimentichiamo che va governato il fenomeno che sotto i nostri occhi, senza che noi vedessimo, è diventato colossale. 35.000 è grande come la città media veneta, nella mia città sono 35.000 nati a Padova, con certificato di nascita padovano. Allora, e quindi vogliamo porci il problema che gli slogan con il tempo sono invecchiati e non affrontano il problema, perché quando dico primi padovani sono 35.000 di padovani nati a Padova, ma che sono di genitori non nati in Italia. Allora cominciamo a dire che il problema è più complesso, non c'è caccia a nessuno, e comprendere che le nostre città e anche i nostri paesi cominciano ad avere problemi di integrazione sociale, di convivenza. Perché molte volte il degrado delle periferie è dovuto anche a questo, perché quando guardo il mio quartiere, l'Arcella, la percentuale di presenza è oltre il 20% e si sposa con il degrado. Ma sono padovani, non è che vengono da Timbuktu, sono nati all'Arcella. E allora dobbiamo cominciare a ragionare su questo fenomeno in modo totalmente diverso, fuori dagli slogan. Quelli che devono arrivare vanno fermati in Libia, punta capo e chiuso. Quelli che non hanno regola vanno mandati indietro. Però quelli che nella mia città ce ne sono 35.000 che sono lì. Se guardo le graduatorie di quelli che sono in attesa per andare negli asili nido o negli asili o nelle scuole materne, vediamo chi sono i nomi. Abdallah. Ceausescu. Sì, ragazzi, allora cominciamo a pensare che i problemi vanno affrontati per la dimensione che è, e non facciamoci deviare dai mass media sui mille dei barconi, perché poi ce li abbiamo in casa, i problemi ce li abbiamo a casa e non li affrontiamo. Quindi io vorrei che anche molti amministratori che io ho preso, io ti apprezzo tantissimo, ma io nelle città le cose stanno diversamente. Avvocato Silvestrini.
No, io parlo per esperienza personale. Sì. Mia figlia frequenta una scuola pubblica a Padova, un'elementare, in classe ci sono bambini cinesi, bambini cingalesi, bambina. A cominciare dalle elementari. Però non trovo, sono seconde o terze generazioni, sono integrati, e i genitori lavorano, vengono alle feste di compleanno, partecipano, quello non, secondo me non è un problema, ormai siamo un paese multiculturale, anzi è un valore aggiunto, secondo me. Assolutamente sì, ma un problema di integrazione sociale, scusa avvocato, ed è profondo, c'è la scuola sempre a San Carlo, no? Quando prendo un ragazzino marocchino, poi la cosa è stata messa giustamente a tacere un po', lo cominciano a frustarlo, ragazzi, stiamo attenti, c'è un problema, allora affrontiamo i problemi per quelli che sono, altrimenti dimentichiamo questi problemi di convivenza, che vi assicuro sono problemi gravi, in alcuni patronati, ragazzi nati di prima generazione, uno non si leva più la giacca quando va a giocare a ping pong, perché li portano via i 3 euro, 5 euro, ragazzini. Quindi stiamo attenti, perché sennò ci sfugge il governo delle nostre comunità locali. Lasciamo liberi i migranti, mettiamo nei campi gli anziani che stanno più sicuri, per completezza di informazione. Informazione, quel bambino frustato di cui parlava Gottardo, poi è figlio di un signore che è stato arrestato per maltrattamenti della moglie. Sì, sì, è successo. Lo dico perché... Così completiamo la vicenda. Allora andiamo in pubblicità, pochissimi istanti, e poi torniamo in studio con l'avvocato Silvestrini, Antonella Tocchetto, Luigi Amendola, Domenico Presti, Settimo Gottardo e Vendemiano Sartor. State con noi, grazie, torniamo subito. Grazie.